settimane fa ci eravamo lasciati con la storia dell'invenzione del World Wide Web. Però prima di iniziare, piccola parentesi, come vedete non sono a casa ma sono in una camera di hotel, perché oggi ho guidato circa 300 miglia, che sarebbero l'equivalente di 500 km se ho fatto bene i conti. Sono molto stanco, sono tutto strano, però non mi manca la voglia di fare video. Parentesi fatta e proseguiamo. Tim Berners-Lee, insieme al suo collega Robert Calliò, crearono il primo browser, che dapprima si chiamava World Wide Web, poi fu rinominato il Nexus. Tim, insieme a un altro suo collega, Jean-François Grof, spero l'ho pronunciato bene, che anche lui collaborò a creare il primo web browser, presero tutte le componenti principali del primo browser, cioè Nexus, per creare una libreria, che tra l'altro tuttora esiste, che si chiama libwww. Tale libreria fu rilasciata nel 1992 per dare la possibilità agli altri sviluppatori di creare altri browser o comunque di essere coinvolti nella nascita di questa nuova invenzione, ovvero il World Wide Web. Questa cosa funzionò benissimo perché a partire dal 1993 spuntavano nuovi browser sia con un'interfaccia visuale, quindi un'interfaccia grafica con i bottoni e tutto quanto, ma anche quella linea di comando. E i nuovi browser iniziavano a spuntare veramente come i funghi. Tuttavia, insieme a tutto questo groviglio di browser che spuntavano, ce ne fu uno in particolare che passò alla storia, chiamato Mosaic, sviluppato dalla National Center for Supercomputer Applications, abbreviato NCSA. Ora, visto che c'era una vasta gamma di scelta, quale fu la cosa che rese Mosaic il miglior browser all'epoca, ovviamente? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti tra i pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio, come al solito, e oggi vi porto l'incredibile storia delle guerre del browser. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno in questo canale, non dimenticate di iscrviti al canale e di cliccare la campanellina, così non solo voi rimanete sempre aggiornati sui nuovi contenuti che porto, ma se volete seguitemi su Instagram, qui c'è il mio tag, dove porto anticipazione di video che poi alla fine porto su questo canale, e anche altre robe della mia vita privata. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con la guerra del browser. Quale fu la cosa che rese Mosaic e lo rendevano migliore degli altri? Attenzione, perché ci troviamo all'inizio degli anni 90. Molte delle cose che adesso andrò a elencare sembreranno scontate, ma all'epoca non lo erano. Quindi adesso vado a leggere esattamente quali erano queste caratteristiche. Dunque, aveva un'interfaccia grafica intuitiva, era multipiattaforma, semplicità nell'installazione, che come vi dicevo non era ovvio all'epoca, supporto di più protocolli, quindi non solo HTTP ma anche per esempio FTP, fu il primo a mostrare immagini in linea col testo. Ora, questa cosa di mostrare immagini in linea col testo può sembrare una cosa ovvia, perché è quello che vediamo ogni giorno, ma all'epoca i browser, incluso Mosaic, mostravano le immagini a parte, in una finestra a parte, non all'interno della stessa pagina web. Ora, con l'avvento di Mosaic, inizia da lì a poco la guerra del browser, o meglio, la prima guerra del browser, perché se avete letto il titolo, questo video si chiama Le guerre del browser, perché ce ne sono state due. Un po' come le guerre mondiali, che cazzo. Andiamo a vedere come si è evoluta la storia. Fu grazie infatti a Mosaic che il World Wide Web prese piede in brevissimo tempo. Spoiler alert, Mosaic fu sviluppato fino al 1997, quindi non durò molto. Però in quegli anni successe di tutto. E la sua morte, se così la possiamo definire, la dovete un po' vedere come se fosse l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, che come voi ben sapete, questo diede la scintilla alla prima guerra mondiale. Dunque, chi uccise Mosaic? Abbiamo un nome e un cognome, Mark Anderson. Mark Anderson fu uno dei sviluppatori appunto di Mosaic. E voi pensate, l'ha sviluppato e l'ha ucciso? Aspettate. Lui appunto lavorava per la NCSA. A un certo punto incontrò James Clark, fondatore della Silicon Graphics, che, vedendo il potenziale di Mosaic, gli disse una cosa molto semplice. Perché non fondiamo un'azienda insieme e sviluppiamo un altro browser? E infatti fu quello che fecero. Insieme fondarono la Mosaic Communications Corporation, che non aveva nulla a che fare con il browser sviluppato dalla NCSA. Quello che loro fecero nella loro prima versione fu quella di prendere la libreria libwww, l'interfaccia di Mosaic e le messero insieme. Vorrei precisare che loro non copiarono il codice, almeno penso, ma semplicemente furono in grado di replicarla, anche perché Mark Anderson ci aveva lavorato. All'università dell'Illinois, dove aveva la sede, l'NCSA, non piacque questa cosa.
e minacciarono di prendere provvedimenti legali. Quindi loro cosa fecero? Onde evitare problemi legali, hanno rinominato sia l'azienda che il browser. L'azienda si chiamò Netscape Communications e il browser si chiamò semplicemente Netscape Navigator. La prima versione di Netscape fu rilasciata nel 94 e già nel 95 divenne il browser di punta. Netscape fu fondamentalmente quello che uccise Mosaic, nonostante che entrambi furono creati dalla stessa persona. Tuttavia, come voi ben sapete, nessun impero è immortale. E infatti nel 95 scoppiò letteralmente la prima guerra del browser. Ora, per essere una guerra del browser dobbiamo avere due parti. Qual era la controparte che si opponeva a Netscape? Si opponeva a Netscape Internet Explorer. Dunque, come tutte le guerre, c'è bisogno di un campo di battaglia. E dove si combatte questa guerra? La guerra fu combattuta su due fronti. Dal fronte dell'innovazione e dal fronte giuridico, quindi in tribunale. Netscape era sempre pronto a sviluppare nuove tecnologie, tipo JavaScript, che all'epoca non c'era. Ci fu un periodo comunque, credo, di 2-3 anni che Netscape sviluppava roba nuova e Microsoft inseguiva loro. Ora, nel 97 ci fu un grosso evento. Fu rilasciato Internet Explorer 4. E cosa fecero quei buon temponi della Microsoft? Fece un logo di Internet Explorer, quindi quella è, alto 10 piedi, che se ho fatto bene i conti dovrebbe essere intorno ai 3 metri, e glielo misero nel giardinetto che ci stava nella sede di Netscape, scrivendo anche un bigliettino: dal team di Internet Explorer vi vogliamo bene. Questa cosa gliela fecero ovviamente durante la notte, quindi quando il giorno dopo i dipendenti di Netscape andarono a lavorare, trovarono questa cosa enorme, sì, si sono arrabbiati. Cosa hanno fatto? Prima di tutto ovviamente hanno scassato il logo, ce l'hanno fatto cadere. Sono andati su, hanno preso la loro mascotte, che è questo dinosauro che si chiama Mozilla, e glielo misero di sopra, a mo' di sfregio. Internet Explorer, a partire da Windows 95, che poi non si trovava direttamente nella prima versione di Windows 95, ma se non ricordo male in un upgrade, però per semplicità diciamo, con l'avvento di Windows 95, quando le persone compravano il sistema operativo si trovavano Internet Explorer, e all'epoca era un periodo in cui i programmi si acquistavano, quindi le persone dicevano: perché devo acquistare Netscape se già ho Internet Explorer? All'epoca Internet Explorer non era buggato come adesso, ma su questo ci arriveremo. Ora, nonostante che comunque le persone si trovavano in Internet Explorer su Windows 95, non è che tutti appena usciti Windows 95 passarono Windows 95, però comunque ci fu un lungo periodo di transizione. E comunque Netscape in realtà non perse mercato, o comunque non lo perse nell'immediato. Tuttavia Microsoft continuava a sviluppare Windows, e Windows come sistema operativo iniziò a trovarsi su circa il 90% dei computer, diciamo, desktop, cioè quelli per l'utente medio, e quindi molti si trovavano con Internet Explorer. A partire dal 97 Netscape iniziò a perdere una grossa fetta di mercato, col fatto che le persone non se lo compravano. Il caso arrivò in tribunale nel distretto della Columbia, gli Stati Uniti d'America contro Microsoft Corporation. Quindi questa è una causa penale. Per quale motivo? Per aver violato la legge sull'antitrust. L'accusa era: poiché Microsoft deteneva una posizione di monopolio e non permetteva né ai produttori di computer e né agli utenti di disinstallare programmi che già erano free all'interno del sistema operativo, quale Internet Explorer, impediva l'uso di altri programmi, quale Netscape, per esempio. Il caso iniziò nel 98 e si concluse un anno dopo. Microsoft perse. Tuttavia, come succede in questi casi, Microsoft si appellò e vinse l'appello. Durante lo svolgimento del processo, Netscape venne acquistata da American Online per la modica cifra di 4 miliardi di dollari, e questo è stato uno degli acquisti più sbagliati della storia. Tuttavia, il declino di Netscape non era solamente da imputare al fatto che Internet Explorer si trovava già su Windows, ma era anche da imputare ad altri fattori. Era diventato instabile, buggato, e non era più quella certezza che una volta le persone si affidavano, e quindi perché comprarsi un prodotto buggato? Prima di scattare, gli sviluppatori di Netscape fecero quello che io definisco il canto del cigno, ovvero presero una buona parte del codice sorgente di Netscape e lo rilasciarono alla comunità. E infatti la comunità si mosse, sviluppando poco dopo un browser che si chiama Mozilla, che infatti il nome deriva dalla mascotte di cui vi parlavo prima. Nel 2001 la prima guerra del browser finì, vincitore Internet Explorer, ma la pace non durò a lungo. E come vi dicevo poco fa, nessun impero è immortale, perché infatti nel 2004 iniziò la seconda guerra del browser. Come tutte le guerre, ci sono due fazioni. Da una parte abbiamo Internet Explorer, che aveva sgominato tutto il mercato,
chi c'è dall'altra parte? C'era Mozilla? Non proprio. Perché uno dei problemi di Mozilla era semplicemente una cozzaglia di roba che proveniva da Netscape. E se già quello era buggato, Mozilla non godeva di buona salute. E allora cosa fecero? Altri sviluppatori, sempre della comunità, presero solamente quello che c'era di buono in Mozilla, quindi quello che c'era di buono in Netscape, e ne fecero un nuovo browser. Lo chiamarono Phoenix, che significa fenice, perché la fenice è quell'uccello che rinasce dalle proprie ceneri. Ma Phoenix era già utilizzato da un'altra azienda e quindi lo rinominarono in Firebird. Ma anche Firebird era utilizzato da un'altra azienda e quindi come lo chiamarono? Firefox. Scusate, stavo mendicando. Quindi quello che c'era di buono in Netscape andò a finire dentro Firefox. E ben presto prese una buona fetta di mercato. Anche in questo caso si giocò sul piano dell'innovazione e tale cosa che portarono, insieme a una miriade di altre funzionalità, è la presenza delle tab. Lo so che oggi diamo per scontato, ma nei browser vecchi, come in Internet Explorer, quando tu devi aprire una nuova pagina si apriva una nuova finestra. E non era difficile trovarsi con decine di finestre aperte ed era poi difficile da gestire. Internet Explorer iniziò a perdere colpi, perché diventò a essere famoso per lo stesso motivo per cui oggi lo ricordiamo. Era buggatissimo, lentissimo, e infatti su internet ci sono tuttora questo genere di meme che vedete a schermo. Tuttavia, in questa seconda guerra del browser non era solamente combattuta da Microsoft contro la comunità di Firefox, ma ci fu anche un altro contendente. Era una sorta di Royal Rumble. Chi era questo terzo contendente? Prima di introdurlo dobbiamo fare un passo indietro. Per Linux, nel 96, fu rilasciato un browser chiamato Conqueror. Conqueror venne rilasciato quando c'era la prima guerra del browser, però non prese un ruolo fondamentale in quegli anni caldi. Questo perché, essendo rilasciato per Linux, aveva una piccola nicchia di mercato, quindi non, diciamo, competeva. Tuttavia, Conqueror perché è importante? C'entra perché l'ha fatto estremamente bene, anzi, è fatto tuttora estremamente bene. E siccome era open source, chi ne vide il potenziale? Apple. E infatti Apple prese il meglio di Conqueror per sviluppare il proprio browser Safari, quello che c'è tuttora sui Mac o sugli iPhone. Ma Safari non è, diciamo, il terzo contendente della guerra del browser, anche se comunque ne fa parte. Qual è l'altro contendente che è ancora più accanito? Google, con Google Chrome. Nel 2008 Chrome entra a gamba tesa nel mercato, anche lui basato sul motore di rendering di Conqueror, prese il mercato rapidissimamente. E su cosa puntò Google per rendere il suo browser il meglio del meglio? Top of the top. L'innovazione. Sì, sì, si gioca sempre sul piano dell'innovazione. Cosa rendeva Google Chrome migliore di quello che c'è nel mercato? E rispetto a Internet Explorer, tutto. Però rispetto a Firefox, nei primi anni se la combattevano. E infatti anche Google Chrome era multipiattaforma come Firefox, era stabile come Firefox, aveva tante di quelle cose che aveva Firefox. Però la tattica di Google fu quella di sparare versioni a un ritmo allucinante. E infatti ad oggi siamo alla versione 101. E anche Firefox giocò su questa roba dell'innovazione. E anche Firefox rilasciò una marea di versioni. E in tutto ciò Internet Explorer cosa faceva? Quello che ha sempre fatto. Dormiva. E infatti Internet Explorer non si è sempre adattato ai tempi. E quindi vi posso anticipare che la seconda vittima della guerra del browser fu il vincitore della prima guerra, ovvero Internet Explorer. Ricordiamoci che Internet Explorer è stato il browser che ha portato i suoi sviluppatori a mettere il logo enorme nel giardinetto di fronte all'ingresso dei sviluppatori di Netscape, e adesso anche loro sono passati a miglior vita. Nessuno impero è immortale. Nel 2015 Internet Explorer tornò sotto mentite spoglie. Microsoft rilasciò Edge. Tuttavia, all'inizio Edge era una sorta di minestra riscaldata di Internet Explorer. E in fondo gli utenti non erano scemi, perché sapevano che Microsoft aveva cambiato il nome e poco più. Quindi a cosa serviva Edge? A un solo scopo. Quello che serviva pure Internet Explorer. A scaricare Firefox o Chrome. Ci siamo dimenticati di Safari? È vero che competeva alla guerra del browser, però competeva alla guerra del browser un mercato differente, perché comunque era per i Mac. È vero che esistono versioni di Safari, non so se ne esistono tuttora, però in passato mi ricordo che esistevano versioni di Safari per Windows. E diciamo che quello è un mondo a parte. Quella del browser si svolse con questi tre attori. Internet Explorer, Firefox e Chrome. Però Edge si dovette reinventare. Non poteva andare avanti con il carico di bug di Internet Explorer. Microsoft alla fine quello che fece è quello di prendere anche loro il motore di rendering di Conqueror, modificarlo un pochettino e fare Edge. Quindi, di fatto,
Chrome, Safari e Edge condividono molto dal punto di vista del core. Firefox invece si mantiene indipendente. Ora, il motore di rendering di Firefox, che si chiama Gecko, o Gecko come vi si voglia, ancora resiste. So che non ho parlato di altri browser comunque importanti, tipo Opera. Ora qualcuno potrebbe dire, quale sarà la prossima vittima? Gli osservatori dicono che se le cose non cambiano, Firefox ci abbandonerà presto. Se ci sarà la terza guerra del browser, vi darò aggiornati. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like e scrivete nei commenti quale browser voi utilizzate. Fatemi sapere quale preferite e quale vi piaceva in passato. E prima di concludere, io vi ricordo di andare a vedere gli altri video della miniserie di Internet e anche i video annessi a Internet di FK Underwood, così voi avete una visione totale di quella che è la storia di Internet, sia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista implementativo. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!